Via libera dal governo al piano su pensioni e assunzioni alla Foundry di Avezzano con i contratti di espansione. Il via libera che arriva dopo l'accordo tra aziende e sindacati per consentire a 29 dipendenti che raggiungeranno entro il 30 novembre 62 anni di lasciare lo stabilimento in anticipo, facendo entrare 13 giovani dipendenti. Si tratta del primo accordo nella Marsica di questo tipo. In Foundry lavorano circa 1.400 dipendenti. L'azienda ha confermato il piano di assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori che entreranno a posto degli uscenti, un piano che sarà realizzato a partire dal dicembre del 2022 e durerà sino a giugno 2023. I sindacati però si sono divisi, la FIOM-CGIL non ha firmato. Purtroppo anche in questa occasione come delegazione FIOM abbiamo rilevato una rigidità da parte dell'azienda, soprattutto per quanto riguarda le garanzie di carattere industriale per lo stabilimento di Avezzano, quindi vale a dire per il futuro dei lavoratori che resteranno all'interno dello stabilimento, perché il contratto di espansione, se da un lato prevede le uscite, l'accompagnamento alla pensione, dall'altro dovrebbe prevedere una riorganizzazione e reindustrializzazione della realtà. Siccome questo aspetto è stato troppo trascurato all'interno del testo dell'accordo, nonostante le nostre richieste di integrazione, a questo punto sono venute meno le condizioni per la sottoscrizione. La FIOM accompagna i processi seri e non, processi che sono monchi. Per chi ha firmato invece, la FIOM non firmando l'accordo ha messo a rischio il risultato finale, come sottolineato da Andrea Campione della segreteria provinciale UILM, che si ritiene soddisfatto invece della contrattazione. In questi due mesi i lavoratori, in maniera assolutamente volontaria e quindi decidendo autonomamente se aderire o meno, si sono candidati a far parte di questa platea di persone e su determinati requisiti che erano sottoscritti su questo accordo tra l'azienda e le rappresentanze sindacali. Si è arrivato quindi ad una lista di 29 persone e il contratto di espansione in sé prevede che in base a delle fuoriuscite c'è una percentuale di reinserimento. In Foundry abbiamo stabilito che a fronte di 29 prepensionamenti verranno assunti a tempo indeterminato 13 nuove figure professionali, quindi nuovi candidati e non persone che già sono nello stabilimento e che andranno ad occupare dei ruoli tecnico-ingegneristici.